Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 79. Non ci posso credere, tutti quei cadaveri putrefatti appartengono alle famiglie uccise e in quell'angolo c'era mia moglie. Che cosa significa? Perché lei poi? Perché non potevamo vivere normalmente come tutte le altre famiglie? Perché non ci hanno avvisato che in questa casa c'era stato un omicidio? Perché noi? Perché? Teo, stai bene? Est, per niente. Eccoci arrivati. Uscimmo dalla macchina e andammo verso la porta e bussammo. Si presentarono due persone anziane. Serve qualcosa? Buonasera, ci scusi per il disturbo, ma volevamo parlarle della famiglia di sua figlia. Beh, ecco, entrate. Gli iniziai a spiegare tutto, dall'arrivo di quella casa fino a poco fa, quando vidi quei cadaveri. Beh, vostra figlia all'inizio era molto entusiasta. Prima di traslocare nella vostra abitazione abitava a 500 km da qui, con suo marito e i suoi figli. Tutto procedeva bene. Quando una sera mi chiama terrorizzata dicendo che sua figlia minore, Giulia, iniziò a comportarsi in modo alquanto inquietante. Mi ha pure detto che un giorno l'ha trovata ai piedi del letto con un machete in mano, pronti per assassinarli. E aveva in mano pure una telecamera. Fortunatamente si salvarono. Ma dopo qualche mese le cose si fecero sempre più gravi. Così decisero di trasferirsi nella vostra abitazione. Le cose andavano di male in peggio. Giulia era impossessata da un'entità molto potente. Fino a che un giorno i due anziani si misero a piangere. Se volete fermarvi, non vi preoccupate, capisco. No, no. Dobbiamo continuare, fino a che un giorno decidemmo di andarli a salutare. Non c'erano dentro casa. Andammo a cercarli in giardino e vedemmo tutti impiccati all'albero. Ma Giulia era scomparsa e tuttora non sappiamo dove sia. Si bloccò e i due si misero a piangere.